Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma che luci abbiamo! Siamo qua fuori in giardino. Io sono seduta sulla mia poltroncina sospesa e niente, stiamo svuotando la piscina perché l'acqua della piscina si è rovinata e quindi purtroppo siamo stati costretti a svuotarla completamente perché abbiamo provato di tutto di più, ma la cosa meno dispendiosa in tutti i sensi, non lo so in tutti i sensi, però sicuramente quella economica sì, è stata quella di la decisione di svuotarla. Adesso vi faccio vedere a che punto stiamo, perché papi poi ha portato la pompa immersione che fanno loro lì a lavoro, che hanno per insomma aspirare l'acqua. Stanno da oggi pomeriggio alle 4 praticamente a cercare di svuotare questi 26.000 litri di piscina. E qui abbiamo il nostro omino della piscina, il signor Jean Pierre. Buonasera, ciao a tutti. Sfruttamento dell'amicizia. Praticamente 12.000 litri d'acqua svuotati con questo. Non è vero. È da ieri mattina, sotto al sole, senza acqua, senza birra, senza pane. E non solo, venivano anche i bambini a fare la pipì ad aumentare lo spessore. Però comunque con quella pompa lì che sta dietro a Giampiero hanno svuotato la pompa, tutta. Ma quella lì è ma è rimasta questa, esattamente guardate questa qui. Sono rimasti i calzini di Giampiero di acqua. È vero già? Sì, i miei piedini sono rimasti. Papi è andato a prendere la focaccia, che si dice che non rimaniamo, non gli diamo da mangiare anche a questo povero ragazzo. Che a me non piace la focaccia, eh. Come l'hanno fatta apposta, diciamo le fake news, ci vuole qualche fake news. Va bene, e quindi speriamo che questa piscina tornerà a risplendere. Sì, speriamo, penso che per il 25 dicembre sarà operativa, ragazzi. Almeno per il 25 agosto. Ci mettiamo tutte le stelle filanti qui e si scioglie la piscina. Però ci divertiremo. Ti stai riempiendo di morsi di zanzara? No, c'è cioè questa. Guardate il fisico anche di Giampiero. bravo! Dovevi tirare dentro la pancia. No, non l'ho tirato dentro. È che stavo schinicchiando. Mi attrezzo, vediamo, girati. Sì, guardate sì, il sì. mio profilo. Vabbè. Beh, continua a svuotare la piscina. ma c'è mica le piramidi qui, ne? Che va c'entrano bene, le piramidi? Continuo. Sì. Che c'entrano le piramidi? Che saranno gli schiavi. Ah, ecco. Che lavorano gli schiavi e non ci possono fermare. Ragazzi e ragazze, anche senza fumare. Come senza fumare? È perché la sigaretta si bagna in piscina. Ma non fino a mo' sei stato a fumare, secami. Ha puntato della bomba. Sono tutte le luci. Tutto qua il casino, perché sono tutte cose che queste che stavano dentro la piscina. Qua casino. Questa è la mia poltroncina. Dea! Allora, mamma. Dea! Ma io sto parlando con te. Ecco, certo, con te, sì. Allora, Dea, dobbiamo andare a vedere questa piscina che si è riempita finalmente. Purtroppo non vi ho fatto vedere, è passato un po' di tempo, abbiamo fatto il trattamento, l'abbiamo riempita, vero Dea? Diccelo, andiamo a vedere. Che ti metti a fare così? Dici, io sto al fresco qua, mamma, non voglio andare in piscina. Dicevo, abbiamo riempito la piscina. Oh, c'è papi! Abbiamo riempito la piscina e abbiamo fatto il trattamento. Quando si fa il trattamento, scusate il casino qua all'armadio, quando si fa il trattamento diventa verde, verde oliva, è verde di questo colore, proprio uguale, anzi pure di questo colore. E quindi ci vuole un paio di giorni massimo per farla diventare così, no, non si vede, comunque azzurra, così. Adesso ci tuffiamo dopo pranzo e vi facciamo vedere. E allora, ti faceva caldo, Chanel?
Dea, sono subito entrate dentro. Venite, bambine. Che c'è? Chani? Che c'è? Allora, siamo andate a fare un po' di spese. Spesucce varie, così. Poi vi faccio vedere la piscina. Abbiamo comprato questa cornice, vero papi? Sì. Vabbè, così pagata, come si vede. Sì, pagata tanto dai cinesi. 14,90 euro, però guardate. Tipo legno, effetto legno così chiaro, molto tipo shabby. Per mettere le stampe che ho preso da Temu. Però... vediamo, non le ho prese tre perché le stampe sono tre. Non le ho prese perché voglio vedere prima come busta della spesa. No, vabbè, come va con una, poi le vado a prendere gli altri. Non volevo spendere 45 euro adesso di cornici. Poi ci siamo fermati da Conad, che abbiamo preso questi bicchieri di plastica. Questi qua che sono dei nuovi pesti della Rio Mare, non so se la Rio Mare ha mai fatto un pesto, comunque, pesto, tonno e pistacchi e limone, che mi sa che pure uno Spin lo fece questo, o Lidl, l'abbiamo assaggiato con uno pistacchio e limone, però vediamo quello originale, questo invece è con mandorle e pecorino, pure questo interessante, vero? Questo oggi lo possiamo fare. Sì. Poi... questo qua, giusto per tenerlo, era in offerta, 5 euro, no, a 4, 3,99 mi sa, Valdo, rosé, piatti di plastica, sì, per Ferragosto sicuramente servono, queste sere, e il pranzo di Leon, che ha voluto questo, cannelloni al forno, e li vado a riscaldare nel microonde. Questa era la spesa del Conad che abbiamo fatto e del centro commerciale, diciamo, di Casa Massima. E niente, ora andiamo a vedere la piscina, andiamo a vedere se riusciamo a farci un bagnetto. Sicuramente l'ho vista dalla finestra ed è molto molto carina. Allora, stiamo assaggiando. Come sono, papi? Abbiamo fatto gli gnocchi, quelli qua alla barbabietola che compriamo dove? Sì. Da Eurospin? Non mi ricordo. Penso di sì, da Eurospin, con il pesto, quello che avete visto adesso, con il pecorino e... si sente? E mandorle. E mandorle, sì, buono. Della Rio Mare. Buono? Mm-hmm. E come lega con questi al pesto, eccoli qua. La barbabietola, che a me piace tanto. Leon invece si sta mangiando... la lasagna. I cannelloni, papi. Cannelloni. Sì, è una lasagna, ma è arrotolata dritta. Bravissima, sembra una lasagna. Bravo, amore. Ci abbiamo 1724 iscritti. Arriveremo a 1800 per Ferragosto? Ce la faremo? O addirittura a 2000? Vero, papi? Vero, vero. Chissà, vabbè, se arriviamo a 2000 facciamo una festa. Una festa delle nostre, bella, grande, 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 grande. Oppure, anche a 1800 ci andrebbe bene. Perché 2000 mi sembra un po', insomma, difficilotto. Fino a Ferragosto, oggi è 4. Comunque, se ci diamo tutti un po' da fare, iscrivetevi al canale, fate iscrivere al canale i vostri amici, i vostri parenti, così diventiamo tantissimi, raggiungiamo l'obiettivo dei 2000. Dea, che cosa stai facendo vicino alla porta? Vieni qua che si sta bene. Dea, vieni. Ma che ci fa? Amore, ah, era papi che adesso deve metterci il quadro là sopra, qua, quel quadretto che abbiamo preso da Shein, no, da Temu. Dove siete, cagnolini? Chanel? Ecco papi che mette il quadro. Guardate com'è carino.
E poi metteremo gli altri due. Quali? Quali gli altri? Quello col Buddha e quello col fiore di loto che abbiamo comprato. Cos'è il fiore di loto? È un fiore. Un tipo di fiore. Che stai mangiando? Vieni qua. Ho mangiato il gelato alla tracciatella e pane e cioccolato. Il cono, vero? Sì. Eccolo il primo. Carino. E se poi si intona molto alla pittura del divano. Carino. Immaginatevene tre qua a fianco. Altri due. Poi sotto c'è Chanel. Che fa sempre la nanna. E ora si addormenterà con gli occhi così, con la testa sospesa. Ah no, ecco. Eccoci qua, è tornata la nostra acqua. La nostra piscina blu, azzurra. E Leon adesso è pronto per fare il bagno. Sono già tutti i gonfiabili messi. Ecco papi, al sole. Che oggi è anche nuvoloso. Di là ci sono tante nuvole. Ieri sera ha piovuto. Vai amore. Per tuffo, vai amore. Vai, vai. È arrivata qui l'acqua. Com'è, fredda? Solo un pochino. Allora è molto fredda. E ora? È turno mio? Chissà. No, ma è fredda. È fredda. Oh, ma si muove, guarda. Si muove la piscina. Hai visto? Bello, no? Oh, guarda! Come mai? Si vede che quando l'abbiamo riempito non l'abbiamo aperto di più le gambe. Perché infatti da quella parte c'è la pendenza, ma noi pensiamo che sia una pendenza di pavimento, no? Che tende a scendere verso il cancello di là. Oh. Hai visto, è freschetta! Sta meglio così allora. Forse se si va là no, perché vedi sotto poi i piedi subito si riscalda. Dai, su, coraggio, forte coraggio. Io mi sono messa il costume che ho preso da Shein. E da Shein questo, no, da Temu, boh, non mi ricordo. Dell'ultimo ordine che è arrivato. Con la Nina pure. Però il di sotto no, perché è arancione, l'ho usato con un altro costume questa settimana che siamo stati al mare qua di fronte. E quindi mo sta steso. Si muove? Stiamo prendendo un po' di fresco qua a Gomoland, a Mola. Siamo stati anche l'anno scorso, vero papi? Sì, sì, sto pensando come cucinare questo pezzo. Per fare la griglia. Un gonfiabile enorme. Questi hanno i gonfiabili mega. Qui c'è una... che cos'è? Una specie di colorata, tutta colorata. Una piramide, una montagna. Comunque noi siamo con il nostro... alleato per le zanzare, che già mi hanno pizzicato la caviglia e quindi ce la siamo messi, per fortuna ce l'avevo in borsa e niente, aspettiamo che Leon si sfreni e poi ci mangiamo lì una pizza dietro. Sì, già che stiamo. Adesso siamo in pizzeria, sempre qui a Gomoland. E quindi
da questo video vi salutiamo. Ci mangiamo la pizza e poi andiamo a casa. No, dopo giochi un altro poco e poi andiamo a casa. Perché voglio giocare un altro poco? Non vuoi giocare più qua? Ce ne andiamo dopo la pizza? No. Se vuoi okay, io gioco un po'. Sei ancora aperto, allora giochiamo, va bene? Sì. E poi andiamo a casa. E quindi da questo video vi salutiamo. Papi! Ciao! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.